Questo programma non piace alla direzione e probabilmente verrà cancellato dal palinsesto a fine puntata. Lunedì molto bene, sono entrato in radio, il gatto che vive qua in radio, Oscar, mi ha vomitato sulle scarpe, cioè è stata una roba meravigliosa. È quello che pensano tutti delle tue scarpe. Sì, ma vai a cagare, cioè, sai che vomitate secondo me sono meglio. Ma andate a l'avrei fancur. Detto di qualsiasi personaggio del programma, lo sai. Guarda lo spettacolo di questa sera. Sono vomitate. Oddio, no, che schifo. Ma queste sono quelle vomitate. No. Ma vai a cagare. Non capite. Ma non sono vomitate. Ma sono d'oro. Aspetta. Sono d'oro. Aspetta, ti salvo io, Marco, ti salvo io. Vai. Oggi c'è un GG lui. No, allora lui oggi ha tirato un calcio nelle palle a uno yak. No. E è venuto. Allora, quando metti il piede in culo a uno yak, sei il numero uno del mondo. Paolo, io ti ripeto, tu sei piacente, sei un bel ragazzo, però hai questo difetto che ci accomuna tantissimo. Della gambina corta. Io tra l'altro ce l'ho anche un po' cicciottella. Ma così svanisce. No, ho capito, però sembri un messicano. Cioè, allora, Paolo, ti manca il sombrero, veramente. Sembri la parte di sotto di Babbo Natale. Allora, sotto la cintura nera così. Allora, io posso parlare con Marco di scarpe. Perché Marco torna a casa e sceglie un altro paio. Ma con te, che hai un paio per l'inverno e uno per l'estate, di cosa discuto? Vabbè, di queste che sarebbero quelle per l'estate, ma le sto mettendo d'inverno. Porca miseria, che belle. Cioè, fai vedere, per favore, le fai vedere in telecamera. No, questa sera alle 23 facciamo vomitare. Queste tre strisce. Queste tre strisce. No, le ha comprate anche mia moglie. Per andare a pulire gli scogli. Dico, allora, no, queste scarpe si usano quando fuori ci sono 20 gradi, non meno 20 gradi. Fabio, le abbiamo comprate nel 2018 a Miami. Esattamente, Palmieri, sono nuove. 4 anni. Sono Adidas. Marco, posso raccontare anche il mio weekend? No, fai vedere le tue scarpe. Fai vedere le tue scarpe, no, maestro, queste sono bellissime. Vabbè, queste sono. Come cambia tono? Queste sono di un artista italiano. No, ragazzi, allora, guarda, mentre il maestro, Marco, tira fuori le sue scarpe. Che cazzo sei, Aragorn? Ma da dove sei uscito? Dal Signore degli Anelli? Aspetta, li faccio vedere qua, Marco. Che brutto. Sono le scarpe di gran passo. Bellissime. Maestro, allora, le avevano fatto il primo piano per farle vedere e lei le ha portate nella telecamera più piccola, non ho capito. Ma lui fa la televisione, certo. Posso raccontare il mio weekend? Sì, prego. Racconti. Io sono andato a cerca di tartufi. Cerca di tartufi con questo cane, si chiamava Lilo, bravissimo. Cioè, questo è campione del mondo, talmente bravo che a un certo punto scavava. Ha trovato un piatto di tagliolini all'uovo col tartufo. Già fatto. È campione del mondo. Bravissimo. Ha trovato anche il conto più sotto? No, non lo so. La bottiglia di Barbera. Lilo si chiamava. Lilo, bellissimo. Quindi lei va a caccia di tartufi durante il fine settimana. No, che gli spara quando li trova, e questa è la cosa che noi non capiamo. Esatto. È per arrotondare. Certo. Giusto. Fa l'attore, fa il conduttore televisivo, fa il conduttore radiofonico e va a caccia di tartufi. Ha appena fatto un programma con Nicola Savino, ragazzi. Anche. Tutto rispetto. Sulla Rai. Quando uno è forte, non c'è niente da fare. E purtroppo viviamo nell'era dell'invidia, soprattutto nel nostro bel paese, e quando uno fa delle cose belle, tipo lui è andato a salvare i tartufi. Perché il tartufo, devi sapere che è sottoterra e soffre. Soffoca, esatto. E lui cosa fa? Va a salvarli, gli fa la respirazione dita a collo, finché il tartufo, cioè il povero fungo, diciamo questa radice che poi non è un fungo, praticamente ritorna a vivere e lo lascia in libertà. Sì, lui li porta verso il mare come le tartarughine. Andate, ragazzi, andate. Solo che non uguale io. Allora, finalmente, dopo tantissimo tempo,
faccio sta roba fighissima, mi chiamano i miei amici, oh, c'è sto evento della Madonna, raccogliamo i fondi per i bambini che hanno perso un genitore nel corpo di polizia, arriviamo tutti in moto, eravamo 3600 moto, arriviamo alla base, diciamo, della polizia, quella centrale di Miami-Dade, che coinvolge tutte le stazioni di polizia di tutta la contea, no? Bellissimo, una roba meravigliosa, tutti felici, contenti, robe varie, e facciamo praticamente più di 160 chilometri, di cui 120 di autostrada, bloccati solo per noi. Cioè, la cosa che mi ha stupito erano gli automobilisti bloccati, fermi, che ci applaudivano, cioè erano felicissimi. Forse perché se rallentavi un po' non stavano applaudendo, secondo me. Ma no, non è vero, ci hanno fatto le foto, filmatini, tutti contenti. Perché vi vogliono vedere in faccia. Spero di riconoscervi su qualche social. È stata una roba molto emozionante. E ovviamente, ovviamente, doveva arrivare il cagacazzo, due, tre cagacazzi. Ma come? Tu che parli di inquinamento, ecco, e poi emetti CO2. Allora fermiamo la MotoGP, fermiamo la Formula 1, il calcio serale, perché sai che la corrente elettrica inquina. E allora tu, quando sai che quando caghi tu inquini, allora non caghiamo più. Stiamo tutti coi pancioni seduti sugli. Cioè, ma veramente, ma veramente bisogna arrivare a. Io ad alcuni ho risposto, altri proprio li ho proprio, cioè, mandati a fanculo. Ma non si può, ma ti rendi conto? Quelli che mi scrivono: oh, tu vai con la moto d'acqua a dar da mangiare ai procioni e inquini. No, certo. Però gliela fai anche provare, diglielo. Sì, certo. Cioè, nel senso, ma non è che ci vai e basta. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma tu, scusami, io vorrei vedere quello che mi scrive, probabilmente è a casa con riscaldamento a tuono che sta inquinando come un bastardo davanti a un computer che inquina anche quello, a rompere i coglioni. Beh, a me. Però, ma vai, cioè, a fanculo. Non è che sei andato su una zattera di giunchi con movimento a mano, capito? Vabbè, comunque hai usato un motore a scoppio. Allora? 3000 moto che fanno 100 miglia, comunque devi ammettere che è inquinante. Ma quelle 3000 moto le avrebbero usate comunque in altre zone, quindi sarebbero tutti usciti. Ma gli altri però 2999 magari non gliene frega un cazzo dell'inquinamento. Ma può darsi, invece ho capito, tu che però sei il paladino antiplastica. Certo, io avrei dovuto. Guarda, ti giuro, l'ho scritto anche su Instagram. Se la mia moto se la bruciassi in questo momento risolverebbe tutto i problemi climatici del mondo, cioè lo farei adesso, premerei questo bottone e la farei diventare cenere, ma siccome non è così, andate a fanculo voi. Sei visto complice, che voi mi criticate, giusto, sul divano, io domenica ero a raccogliere la merda dalle spiagge di nuovo, che cazzo vuoi della mia vita? Io il mio piccolo lo faccio, poi non ho mai detto che sono perfetto, io sono un coglionazzo, anch'io purtroppo inquino, la radio inquina, l'FM inquina, tutto inquina, Alisei quando viene in studio inquina, che è vestito di merda, c'ha della roba di plastica, poliester, che cazzo c'hai addosso? Sei tu questo omino bianco che schiaccia? Sono io. Palmieri, chi è questo omino bianco che schiaccia? Sono io. Sua maestà, Jordan. Ah, non è questo della Mercedes senza il cerchio? No. Ah, scusa. Questo è Michael Jordan. Pensavo nella mia testa. Sei vestito Michael Jordan tu? Dai, vai. Ieri, per farvi un esempio, senza toccare nessun argomento, ieri è arrivata una fresca da Roma, la sorella di un mio amico, sono venuti a cena a mangiare. È partita con la tiritera del TG5, sei proprio... TG5? Sì, sai che c'è il copione da recitare, no? Quelli che arrivano dall'Italia hanno il copione da leggere, no? Proprio pari pari, perché ormai gli hanno inserito nel cervello le quattro cose che devono ripetere. La guardi, faccio: ascolta, sei in casa mia, non mi rompere i coglioni, se no te ne vado. Accendi un motore a scoppio, che se no. Certo, quello è il problema, sì, il motore a scoppio. È quello che sta devastando gli oceani di tutto, certo, il mondo. Certo che anche tu, Marco, gli hai messo proprio un fianchino davanti ad Alisei. No, perché l'hai detto in onda, io non lo sapevo neanche. Ma il poveretto deve cercare sempre, capito, la roba per non è che dice bravo che hai fatto la roba per i bambini, bravo che sei andato a raccogliere. Ma non potevi farla a vela la roba per i bambini, scusa. Certo. Non l'ho organizzata io, l'ho organizzata la polizia, e quindi che cazzo facevi una regata in canoa e inquinavi. Va bene, allora io tu che cazzo hai fatto sto fine settimana per il bene del pianeta? Sentiamo, dai. Io sono andato a restaurare questa vecchia barca. Certo. Posso introdurla io in modo che il sangue non mi ha ancora scritto niente. Scorghi come un pesecolino. Sentiamo. Ti preparo la strada, Mazzoli. Prego. Posso, Palmieri, preparare la strada? Ok. Allora, praticamente mi arriva un messaggio da Fabio. Dico: Fabio che si ricorda di me non negli orari lavorativi. Incredibile. Cosa è successo? Sarà morto qualcuno. Apro la foto e c'è lui di fianco. Sei presente la barca di Bud Spencer? Solo Puffin ti darà. È un po' relitto al momento, sì. Una barca disastrata degli anni 60, no? E mi dice: che faccio? La compro?
Ma cosa la compri? Aspetta, io... Ma sei comunista, il comunista non può avere la barca. Marco, stiamo parlando di... Il vater di Poseidon. Sì, ma era così anche quella di D'Alema, poi modificata. Sai che D'Alema l'ha allungata di 10 piedi? No, stiamo parlando di una delle 7 cose più pericolose da dare in mano a chiunque. Io allora, incredulo, dico: Fabio, ma di che cazzo stai parlando? No, 2000 euro, raga, faccio un affare della Madonna. Perché il motore è quasi nuovo. Il motore funziona. Quasi nuovo, certo. Beh, insomma, comunque è la barca usata. Allora, ma scusa, non avevi comprato un camper della Mercedes degli anni 60? Mica ci posso andare in mare col camper. Ma dov'è? Cioè, l'hai fatto restaurare? Sì. Certo, perfetto. Adesso è perfetto. Lo sto noleggiando. Poi sono io che inquino. Ha preso un 5000 diesel degli anni 60, no. Probabilmente euro meno 5, e poi sono io che inquino. No, è lira, meno Marco. 5. No, vabbè. Bellissima! Bella! Bella! Non so se noti i dettagli dei buchi sulla parte. È un po' quel problema lì, che c'è un po' di stucco. Faccio un po' di lavoro la mia. Un po' di lavoretti ci sono da fare. Nel tempo libero mi metto lì, no, con ragazzi, la ragazzi, non c'è più religione, cioè non c'è più religione, capito? Il comunista che si compra la barca è devastante. No, ma non fantastico. Puoi dire così! Non è una barca, Marco! No, è del legname a motore! Non è ancora una barca, va bene? Sarà una barca! Galleggiare galleggia comunque! Il comunista con la barca ne avevo già visti un paio, ma così no, Fabio, no. Guarda, perché ti concentri sulla nozione barca? Non è una barca, Marco, è un problema, faccio il suo stesso gioco, cioè lui prende il particolare e lo amplifica, capito? Marco, cioè faccio lo stesso gioco. C'è già un nome. MB. Guarda che tua moglie non è contenta se continui a dire che ti sei chiavato una Spice Girl, non è felicissima. Non è che si può cambiare il passato. Quando avrò finito di ristrutturare la mia barca andrò indietro nel tempo. Emma Bista, per quello io pensavo Emma Boia. Pensavo fosse una cosa come per dire uno sconforto. Emma B. Vabbè, insomma, ci sarebbero tante cose da dire, tantissime. Per esempio, una delle cose che leggevo stamattina è che la Pfizer non fornirà i vaccini nei paesi in cui potrebbe affrontare responsabilità legali. Questa è una delle ultime notizie. Però ce ne sarebbero da dire sulla Pfizer, che ormai è diventata Dio in terra. Tipo che io la ho Pfizer... fatto Moderna, infatti, stamattina. Bravo, hai mischiato, hai fatto bene. Guarda che ti ubriachi se mischi, stai attento. Sai che ti giuro che è meglio della marijuana Moderna. Ma è meglio della marijuana Moderna. No, andate a leggere, la Pfizer ha dei primati negativi, il maggior numero di condanne per frode in ambito sanitario, 47 ne ha. Però è ormai deciso. Oggi inizia il super iper turbo Green Pass e quindi sentiamo cosa ne pensano gli italiani attraverso un programma radiofonico condotto da un coglione coi denti gialli. Se io prima o poi ti troverò, guarda, io adesso divento peggio di quello che ti minaccia in ogni telefono. Di Grayskull. Sì. Io tra un po', Cruciani, te lo dico, mi stai così tanto sui coglioni, ma è una roba, ma proprio a pelle, proprio ti odio, io difficilmente odio, ma proprio ti odio, sei fastidioso. Allora, gli devi tagliare le canne della gola e poi mentre spruzza fuori il sangue praticare dell'autoerotismo. Ma uno che l'ha sentito lo scioletto l'altra volta pensa che gli stai andando. No, è quello che farebbe questa persona meravigliosa che abbiamo chiamato Grayskull. Così è troppo. Mi piacerebbe essere chiuso in una stanza al buio per un quarto d'ora. Ah, lo vuoi scopare? Okay. sempre lì. Madonna ragazzi, è un figlio di puttana, lo sa? Si informi. Ma poi la cosa bella è che la gente parla per, cioè, ripete le cose a pappagallo, ma in tutti i sensi, cioè non so, qui non si tratta più. Sì, cioè proprio a pappagallo, ripete un copione, sempre uno mi scrive: bravo Mazzoli, metodo americano per combattere il Covid, 700.000 morti, il record mondiale. Io vivo in America, vivo in Florida, noi nonostante l'Art Basel, e tu hai presente Paolo cosa vuol dire, quanta gente è arrivata qua da tutto il mondo per sta fiera dell'arte, posti imballati, abbiamo 1230 casi al giorno, non abbiamo Green Pass, non abbiamo obbligo di mascherine, nessuno ti chiede un cazzo, andiamo tutti d'accordo, nessuno litiga, ero con 3600 bestie, animali, i motociclisti sono delle, poi cubano, motociclista che cubano, bello cazzo, una roba, cioè sai con le catene d'oro, gli stivaletti, il burrito d'oro al collo, sì, eppure nessuno litigava, nessuno ne parlava di sta roba qua.
Solo e tu? In Italia vedo 14.446 casi. Quindi che cazzo mi rompete i coglioni? No, però le ospedalizzazioni sono molto basse. L'Italia si sta difendendo molto bene. Ma anche qua, quindi, cioè, non ho capito dove sì, sta no, il problema. Sì, no, per rispetto cioè al resto e del come mondo. Si mangia qua, ragazzi? Come si mangia in Italia? Allora, su quello non si discute, ragazzi. Su quello non si discute. Sai, per vincere le non si discute mai. Come si mangia, però, Ma le colline, vogliamo parlare delle colline? E Chianti, dai! Che colline ci abbiamo qua in Florida? Zero, cioè sono quelle di spazzatura che faccio io. Non c'è la collina. E l'arte, beh, dai, di Rinascimento. Fammi ringraziare Thomas, Vaschi e Steve che si sono fatti un culo pazzesco. La potete ascoltare su tutte le piattaforme di 105 su United Music. È una radio fatta da giovani che finalmente un domani prenderanno il posto di Alisei, capito? Cioè, è stata pensata per 10 per 1, tra l'altro. Sarà un programma ricco. Nelle Filippine, un uomo allo zoo ha scavalcato una recinzione per farsi un selfie con un coccodrillo. Ma è vera sta cosa? Sì. Allora, che sto registrando? Stai facendo tutto tu. Che gli ha staccato un braccio con un morso. La dichiarazione dell'uomo, pensavo fosse... Riparti, dai, l'hai spezzata in due. Un duo, vabbè. Un duo? Nelle Filippine, un uomo allo zoo ha scavalcato una... E dai, cazzo, l'avevo fatto bene. Ma cazzo, l'hai interrotto? Ora? E prima, andava bene. Ma ti sei spezzato. Ok, vai. Sei colpa vostra. È colpa vostra che non riesco a farlo. Vai, guarda, sto seduta qua. Buona. Mi vedi anche così. Sai che no, non ti vedo così. Io non mi sto muovendo da mezz'ora, sono diventato parte dell'arredamento. E fa ridere lui che siamo una iena. Però peso i giorni. Già. Vado, eh. Vai però. Ciao. Nelle Filippine. Non riesco. Ah, io parto serio. Poi voi due mi rompete i coglioni. E io rido poi. Ma non stiamo facendo niente. No, perché sono partito. Lei mi ha buttato via le cuffie. Ciao. Nelle Filippine, un uomo allo zoo ha scavalcato una recinzione per farsi un selfie con un coccodrillo che gli ha staccato un braccio con un morso. La dichiarazione dell'uomo: pensavo fosse finto. Che si tratti di un complotto della Pfizer. No. Si pronuncia Pfizer. Pfizer. Non è Pfizer. Pfizer. Che si tratti di un complotto della Pfizer. Che si tratti di un complotto della Pfizer. Se no metti un nome più facile. Pfizer. Ok. Allora di così. No, Pfizer dico. Aziende farmaceutiche. No, Pfizer. Il nome, così non diciamo il nome. Non mi toccare. Ciao. Allora, che si tratti di un complotto di Pfizer. Delle aziende farmaceutiche. Ok. Che si tratti di un complotto delle farmacie. Così va bene. Ma che cazzo di problemi c'hai? Che si tratti. Perché adesso mi viene da ridere, mi guardate, quindi. Che si tratti di un complotto dello. Che si. Tu ti rendi conto che tu. Quattro righe di foglio, sono ancora mezz'ora. Che tu stai facendo. Tanto registriamo, è gratis sì, il nastro. Sì, ok. La dichiarazione dell'uomo: pensavo fosse finto. Che si tratti di un complotto di Pfizer. Non ne siamo sicuri, siamo solo certi che là fuori è tutto un casino. Ah! Alisei con un'imbarcazione veramente no, sembra, ti prego. Quella dello, sembra quella dello squalo 1, Marco, dai, sì, bravo. Ecco, se è possibile puoi farti installare anche uno squalo vero che ti divora mentre stai navigando. Questa persona bellissimo. Sta parlando di me senza chiamarmi comandante. Come mai non mi chiami comandante? Non si chiama comandante, neanche i nomi comandante, sai, si chiama capitano. Capitano dell'esercito, comandante. No, il capitano è il capitano delle barche.
capitano, si chiama, non comandante. Si chiama comandante. Comandante degli aerei, ignorante. Lo so, comandante delle barche. Comandante. Hai ragione, Marco. Però avendo la barca adesso imparerà. Comandante. Vale, no, quindi hai comprato quella vasca da bagno bucata. Bellissima! Cioè. Ma, tutto un po' di rispetto per il bambino. Allora, intanto volevo ricordarti, caro Lisei, che è un po' come le autovetture di lusso, non è tanto acquistarle, è il mantenimento. Cioè, tu sai quanto costa tirarla fuori dall'acqua, fargli sotto il. Non ho bisogno di tirarla fuori dall'acqua. Certo. È in cantiere. Sì, ho lì con calma, tanti weekend, mi metto lì con le mie manine, piano piano ristrutturo. Ma tu vuoi ristrutturare una barca? Oh, fatelo, dico adesso davanti a tutti, non mi invitare. Ma ieri mi hai mandato 300 messaggi dicendo: oh, socio, c'entro anch'io nell'affare. No. Metto la mia quota. Ma che schifo! Devo mandare un schifo! Fai gli screenshot, Fabio. Devo mandare un shot. Sì. Io fai gli screenshot. Ho lasciato sott'occhio. La mia domanda era: hai il posto barca? Hai capito che furbacchione? Perché vuole metterci anche la sua barca, non me ne frega un cazzo. Mentre se c'è un posto per buttare una moto in acqua. Certo, non è questo che mi hai detto al telefono, mi hai chiamato apposta per dirmi ci metto io un deca, entro nella Ah, Paolo, devo chiederti scusa, ma in realtà non a te, dovresti chiedere tu scusa ai tuoi due, ai nostri amici in comune omosessuali, con i quali ho cenato l'altra sera. E a un certo punto il nostro amico, non dico nomi, mi ha mostrato che ha vinto una cifra veramente importante al Gratta e Vinci, ma la cifra non so se lo sapevi. Piove sempre sul bagnato. Una cifra pazzesca. E mia moglie fa: Madonna, che rotto nel culo. Io, è proprio lui, glielo vai a dire. E ho visto che c'è un po' rimasto male. Ma non l'ho detto con... Cazzo, non ma quella della vincita non la sapevo. Ha mostrato a tutti che con un Gratta e Vinci si è sistemato per la vita, no? A parte le tasse. Mica è interessato a ristrutturare una barca. No. E ho fatto una brutta figura perché mia moglie se ne esce con sta frase: Madonna, che rotto nel culo. Hai sbagliato persona. Diciamo che tu sei Guffman, da te si può. Lo so, sei quello che mi apposta. Ricordi in corridoio quest'inverno cosa hai detto a quella persona? Sì. Chi? Quale? A cui era mancato un caro parente. Ho perso la mamma e non l'hai ancora trovata. No, la nonna. Ho perso la nonna e ho detto magari la ritrovi. Tu sei una persona di una sensibilità rara. Perché se era la mamma mica glielo diceva. Sì, per anni gli aveva detto a Palmieri: eri figlio di puttana, no scusa, si è licenziata quella persona, Marco. Ma non è vero, per la tristezza. Sì, tu che mio padre Iron, sai, però affrontiamo un attimo, visto che questa non è la giornata di Alisei. Hanno arrestato il tuo presidentone, hai visto? Ma era nell'aria, ragazzi, cioè era veramente la cosa più prevedibile del pianeta. Bancarotta, ma ragazzi, me lo taglia a gole. Cosa sta succedendo alle squadre di calcio della Liguria? Allora, il Genoa è stato venduto a una società di Miami. Miami, però ce l'ho messo, chi è? Zangrillo ci hanno messo, quello che era il primario a San Martino. Perché? Ci hanno messo un virologo, vabbè, non lo so. Marco, vabbè, posso fare informazione? Prego. Allora, prego, prego, che la bancarotta è quando tu prendi la ruspa e poi adesso Marco, puoi essere concorde con me che questa roba non fa ridere. Ma questa non faceva ridere mai, maestro. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori. Ma non chiediamo niente. Non si appolli su. Allora Pippo, chiama qualcuno. Chiama gli ascoltatori. Chiama un ascoltatore a caso. Prendi un numero a caso, chiamalo e chiedigli se questa battuta. L'ultimo SMS è arrivato. Vai, l'ultimo. Chiamalo e chiedigli se gli ha fatto ridere sta battuta. La ripeta, maestro, per gli ascoltatori distratti. Chiedila alla Barbara. Non c'è nessuno. Adesso un numero a caso stai facendo. Un numero a caso. Va bene, aspetta. Aspetta un attimo. Ripeta intanto. Poi la devo ripetere pure dopo. Ah, giusto. La bancarotta. La bancarotta è quando uno c'ha bisogno di soldi, che non ha più una lira, prende una ruspa e sposta tutto. Adesso la dirai a questa persona. È una delle battute più brutte che lei abbia mai fatto in tutta la storia proprio della sua carriera. Ma sai che in realtà invece è una battuta media? Questo è grave. No. Sì. Comunque, allora, il Genoa ha venduto una società di Miami. Sì. Sampdoria con il... Vabbè, non cambia niente la squadra. No, la squadra non è coinvolta, però se rimaniamo senza presidente, rimaniamo senza squadra. E cosa succede in questo caso? Se che ributtano in nazionale dilettanti, credo, Ma tu scusate, ma veramente tu hai tirato i pugni al vetro mentre stiamo in mondo? Perché hai dato delle ditate al vetro? Ma si sentiva pum 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 deficiente. Dai, ci abbiamo una telefonata, Pippo. Sì. Cioè, sta chiamando. Sono da solo. Sono da solo. È vero? Tra l'altro non c'è la Puccioni tutta la settimana, è andata a farsi i cazzi suoi, ve lo dico. È andata in ferie. È andata in ferie, così si è presa le ferie. I toscani lo fanno, È la settimana santa in Toscana. Non è vero. San Filibotto. Ma è scritto giovedì, mi fa: senti,
ti si, se, te scoscia se vado da, da lunedì, porca miseria che c'ho sta roba da fare la famiglia. Galleva. Ho detto, amore, vai, vai, divertiti, goditela, va bene, va bene. Senti, ecco, abbiamo qualcuno in linea. Sì, pronto? Fa... Pronto, chi è? Pronto. Ah, stai chiamando un numero a caso proprio? Sì, non è un ascoltatore? Sì, a caso, non so che cazzo sia. Pronto? Pronto? Sì. Chi parla? Alfredo. Ma sei tu questo? No, si è autochiamato. Herbert, chiedi a questo ascoltatore cosa ne pensa. Mi dica che sto lavorando, eh. Vai, sì, vai, mi scusi Herbert, se la disturbo. Senta, intanto, allora, volevamo sapere se lei fa ridere questa battuta. Aspetta, Herbert, Gigi. Herbert, fai la battuta. Allora, la battuta è la banca... c'è un rientro strano. Scusi, può stare lontano dalla radio, per favore? Purtroppo è in radio. Allora, la battuta è che la bancarotta è quando non c'è soldi e prendi una ruspa e sfasci la banca. Cosa ne pensa, signor Anselmo? Ha detto, no? Molto bella, grazie. Mi avete fatto passare un minuto di gioia, straordinario. Grazie. Complimenti per la gag. Arrivederci. Avete visto? Sì. 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 Olio che stanno bruciando all'inferno in questo momento. Che schifo. Sai che oggi c'è Ridiridi? Sì. Oggi apriamo Ridiridi, lo diciamo agli ascoltatori, prenotati, devi scrivere nell'SMS il tuo numero, altrimenti dobbiamo passare attraverso la zia. Ti chiamiamo in onda se vuoi insultare il maestro. Ti diamo questi 30 secondi di disponibilità. Grazie. Va bene. Maestro, dobbiamo collegarci con un mondo che la riguarda molto da vicino, sì, perché in questo mondo tutti i protagonisti sono mangali. Tutti. Ah. Amano lo Giappone. Cosa c'è? Perché mi guardi così, Paolo? Ti devo consigliare una serie di Netflix nuova ancora. Ma di nuovo. Sì. Basta. Quale? Sentiamo, quale? Ellen. Ellen, già vista, vecchia. Visto Ellen 2 io. Ah, mi fate una cortesia, è la prima volta nella mia vita che ve lo chiedo. Non guardate il film che ho fatto nel 2018 con Dolph Lundgren. Mi hanno tradotto, mi hanno doppiato in italiano, mi ero doppiato io e hanno scelto un altro doppiatore alla fine. Sembra che ho 15 anni, mi ha doppiato malissimo. Cioè, no, non, guardatelo in inglese. Tu se la riuscite. Voce c'hai. Cioè, beh, è quello di incredibile. Una roba, c'ho la bella voce, adesso sono un deficiente inutile. Cioè, ma cazzo, almeno mi hanno doppiato una voce così. Ciao ragazzi, allora adesso. Ah, ero io. Momento, adesso spariamo. Sì, Alisei, come se avessi doppiato Alisei. Una roba incredibile. Però scusa, cioè, Marco, la tua voce era troppo importante per il tuo modo di recitare. Ah, cioè, certo. Non era credibile che uno che recita così male avesse quella voce. Facciamone così. Dio, poveri Jalis, stavo leggendo che li hanno bocciati di nuovo. Però ma è ingiusto far vincere. Jalessi. Far vincere della gente un Sanremo e poi le edizioni dopo dirgli sempre basta, no. Basta, no. Ma è ingiusto, se fanno delle canzoni che non piacciono, è giusto. Scusa, già non riconosceva nessuno prima. Arrivano a Sanremo, vincono, il Sanremo dopo non basta. Vabbè, scusami, se hanno presentato una canzone brutta, no. Cioè, non ti ricordi l'anno che ha vinto lo scudetto il Verona? Cioè, inopinatamente un anno ha vinto il Verona, poi non l'ha vinto più. Ma non c'è andato neanche vicino. L'anno libero. Un conto è sudarsi un campionato, un conto è andare in un posto, cantare una canzone. Scusa, ma non sono niente già lì. Per una volta che danno spazio, forse, a chi ha veramente talento, cioè se uno presenta una canzone brutta, è brutta. Tipo basta. La Zanicchi. Esatto. Saremo metà, sono i Walking Dead, il resto. No, invece, ragazzi, sta roba del politically correct ha veramente rotto il cazzo. Cioè, adesso addirittura non vogliono più le ostetriche, non possono più chiamarle madri, ma persona post-natale. Cioè, ma siamo arrivati. Ma cosa serve? Ma cosa cambia? Cioè, cosa cambia nella testa di una persona? A parte che è confusionario. Cioè, tu pensi, sei una persona post-natale? Sì, cioè, un po' sei Santo Stefano, sei. È la donna che partorisce, è la mamma, non puoi cambiarla. È una roba proprio è fisica. È la donna che partorisce, non può essere l'uomo. Ma poi, scusate, anche se uno lo vuole. Cioè, oddio, Paolo Noisa ha partorito più e più volte. Però certi siluretti. Pure questa cosa che non si può dire buon Natale, no? Non è entrata in vigore, grazie sì, a Dio. Sì, però sta roba, comunque sì. Se ne parla, no? Ma tanto sì. Io comunque conosco persone della mia stessa etnia e religione a cui posso dire buon Natale. Non è che io in giro vado a dire buon Natale a tutti! Io sì, dopo la terza grappa. Cioè, nel senso. No, ma vorrei sapere se poi cosa fanno? C'è un controllo? Cioè, ti multano? C'è il vigile
fluido, sai che adesso c'è, devi essere fluido, che se dici minchia hai partorito, sei una mamma, multa 30 euro perché non l'hai chiamata, aspetta, com'è? Ho già dimenticato, persona al di fuori dei fatti, no, persona no. Post natale, ma in che ambito, perché non l'ho letta la notizia, sì. In che allora. Tipo di ambito è? Non madre, ma persona post natale, la tentazione di stravolgere il linguaggio, di renderlo più adeguato alla comunicazione neutra dell'ideologia gender. Vabbè. Che ha colpito anche il Royal College of Midwives, che è una delle più antiche organizzazioni britanniche, che hanno votato questo nuovo termine. Cioè, quindi piano piano arriviamo lì, non è che no, non è, no, non è Marco, una legge. Marco, perdoni, scusami, cioè. Dovremmo un attimo riprendere in mano quello che erano le regole dei primi del Novecento. Bravissimo. Oh, si chiamavano caccia bambini. No, okay. Caccia bambini, no. No. Lavapiatti, no, no, scaldavivande. No, 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 no. In quel no. caso la funzione è caccia bambini. Si chiama maschilismo, questo non va bene. Io sono d'accordo. Nel 1900 eravamo una società sana. Però mettere in dubbio la funzione della mamma, cioè cambiargli il nome è una roba gli folle. Gli metti una divisa, cioè. Divisa ma da no. caccia bambini. No. Cioè, lo sappiamo tutti che alla fine è una vagina con della carne intorno. Sì. Certo, stanno scherzando ovviamente, lo dico magari a qualcuno che si può sentire offeso, allora, e poi rompe il cazzo. Io sono novecentologo. Sì. Lui è novecento, quello di Baricco, eh? Suona il piano? Ti posso dire ti posso dire che in quegli anni lì si stava bene. Faceva uno starnuto e c'era si moriva a 43 anni, che è anche giusto. Cioè, alla fine ragionavo ieri con mia moglie, le faccio: amore, ma tu vuoi vivere a 95, vuoi arrivare a 95 anni? Non serve a un cazzo 95 anni. Sei un vecchio rompicoglioni. 16 anni padre. Che dipende, esatto. Che dipendi dalla società, pensioni, perché stiamo cercando di allungare così tanto la vita? 9 anni a noi, signorina. A noi ciuccia pianeta. Perché? Quando hai fatto i tuoi bei 60-65 anni? Fuori di bar. Cioè, non è che un calciatore lo tieni in capo fino a 60 anni. Allora, io chiederei, se esiste, al buon signore di palesarsi dinanzi a noi e dire: tutti tranne noi. No, guardate che dall'altra parte si sta meglio. Cioè, voi siete attaccati a questo cazzo di vita, ma magari dall'altra parte è una roba e ti fa vedere che c'hai le Lamborghini, le Porsche, le barche da ristrutturare, pieno di figa, si beve, non ci sono malattie, non c'è rotture di e di cosa parlano? Di cosa parlano? Niente, parlano, si annoiano. No, ma non è vero, che ne sai tu, scusami. Non ci sono tu... malattie, basta, di cosa parli? Guardi in faccia, come stai? Bene, tu bene, basta. Sì, in effetti io ho il terrore che finisca questo momento di pandemia, perché poi la gente di cosa parlerà? Quindi parlerà. È come quando se n'è andato Trump, basta, non so, che cazzo parli? Ma Berlusconi era l'argomento del giorno, no? Adesso che forse diventa presidente della Repubblica, di nuovo tutti a parlare di Berlusconi. Cioè, ci mancava, capito? Se non le leggono, che cazzo parli? Trump sta tornando, ragazzi, torna, ha raccolto 1 miliardo per il lancio della nuova piattaforma social. Sai che ha fatto questa piattaforma che si chiama Truth, verità. Sì. Sarà un Facebook guidato dal suo pensiero. Quindi avremo un Facebook guidato dai democratici e un Facebook guidato dai repubblicani. Io mi aspetto l'effetto radio radicale anni 80. Anch'io. Beh, però scusami, almeno su Facebook non puoi scrivere delle robe che ti bannano subito, ti banna Facebook. Tutti. No, probabilmente lui bannerà quelli che dicono quello che dicono su Facebook. Tu sai la quantità di troll che attireranno con questa opzione. Cioè, io mi faccio un miliardo di profili finti e lo perculo tutto. E comunque senza regole esiste solo WhatsApp, perché è privato. E Telegram. Sì. Allora, io penso che la vera piattaforma che farebbe veramente il devasto sarebbe quella senza regole. Cioè, arriva una piattaforma dove la gente dice e fa proprio quello che c'è. È Telegram. Solo che ogni tanto vanno a rompergli il cazzo perché c'è incitamento all'odio. Però Telegram ha dei canali. Cioè, non è che io che non ho Telegram posso entrare e vedere i contenuti. Certo che alcuni sono aperti, alcuni sono aperti. Stavo dicendo che funziona. Non sai un cazzo, Paolo, parli per niente. Tu sei un pappagallo di merda. Sono un cialtro. Sei un cialtrone. Bobby Cialtron lui. Non leggi, non studi. Ma che cazzo dici? Ma tu guardi tutti i mercoledì Chi l'ha visto? Ma sai che lui è di una banalità. Cioè, tu sei banalmente. Sono la persona più preparata
racconta di questo. Ieri mattina, l'altro ieri mattina viene da me con ho scaricato Telegram. Non succede niente. Sono, hai sentito, guardava, Fabio? Guardava l'icona, guardava l'icona. Fabio, sono la persona più preparata del mondo, ha detto. Paolo, tu sei solo chi è scomparso. Ci sono lui, Montesano, credo. Secondo me, se ci sediamo a un tavolo e facciamo un trivial, sono quello che dice. Un trivial. Se ci sediamo a un tavolo. Sai che mi vedo. Mi vedo Einstein, Marconi, capito? È un gruista di Porto Gruaro. E Einstein che dice, oh raga, secondo me se facciamo un giro di trivia scopriamo la verità. Vedi la velocità mentale, il trivia neanche è venuto in mente. Sai, ma non si trova neanche più nei negozi. Ascolta, trivial. Ascolta, sai che adesso vado da Toys e Cazzi, qua come si chiama questo coso che ma ci non sono... c'è, non lo trovi c'è, più. C'è, adesso l'ha aperto a Milano, no. Zagenbieren. Sono 120 km di coda, vado a comprare il trivia. Lo trivia, aspetta, allora lo compro io su Amazon e domani ti facciamo tutta la puntata al test, te lo giuro. Ma tu ce lo prendi in inglese? No, lo prendo io in italiano. Sai, dai, va bene. Domani vediamo. Allora, ascolta, c'è. Puccioni. Amazon. Ah, no, Amazon. Non c'è in ferie. Tu non sai, non noti neanche l'assenza delle persone. Cosa vuoi notare? Com'è che si chiama? Trivial Pursuit. Sì. Pursuit Toys Games 2021. Costa. Sai che te da Jerry Scott tu cadi per primo. Ma vai a cagare. Costa $26. Prendi quello italiano, però. Non è un problema di costo. Io domani voglio giocare a Trivial. Costasse $1,200. Lo compri istantaneamente. Tutti i cellulari in un cestino. Non vale aver aperto Google né niente. Andiamo lì. Lisci tra di noi, va bene. Oh, scommessa, dammi la mano. Vai, allunga la mano. Dai la mano, vai. Carlo. Vai, dai. Perché la sinistra del maestro? Dai, scemo, dai. Tu devi farlo. Fanno, trivial. Paolo. Ah, vai. Scusate, decido. Stavo ascoltando gente che mi faceva divertire. Scusate. Sai che domani. Cioè, lui passerà tutta la notte a leggere tutte le domande che ci sono su Trivial. No, lo faccio. Io vi umilio a prescindere. Lo faccio arrivare in radio, così nessuno. La scatola deve essere in tonso. Voi non sapete un cazzo di niente. Allora, lo facciamo comprare a Chicca? Dai, chicca. No, scusa, paga tu. Hai fatto lo spleo. Allora, tu c'hai la barca, quello c'è. Allora pago io. Adesso le mando i soldi con Satispay. Però lei arriva, così nessuno può avere aperto. Ma vai su Amas, Frank. No, perché potrebbe arrivare a me. Io lo apro, poi rimetto il cielo. No, lo facciamo per giusto. Giusto. Ma chi potrebbe pensare che tu stai. Wender ha fatto così con le mie cuffie. E tu veramente puoi pensare che io mi faccio i problemi, che tu di notte ti leggi tutto il trivia? Scusa, guarda lui, guarda la sua facciotta, guarda lui. La sua facciotta barbotta. Secondo te lui cosa farà stasera? Allora facciamo così. Io mi chiudo in una cassa, mi faccio spedire in Messico. Poi mi faccio rispedire. No, perché il trivia messicano è più facile, hai capito il bastardo come volevamo fare? Aspetta, facciamo così. Adesso mi ficco queste negli occhi. No, perché c'è tua moglie che te le legge. Allora aspetta, strappami le orecchie. Allora spedisci tua moglie in una cassa chiusa in Antartide e tu vai in Messico. Oh, il primo che mette il dito sull'orecchio domani. Cosa? Mi ha scritto la chicca, costa €28,90. Adesso glieli mando. Andiamo. Con Satispay. Oh, ricordatevi, hai registrato Pippo? Ricordatevi, alle 15:11 circa, Paolo Noyes ha dichiarato: io so tutto, io sono l'uomo più colto del mondo. E se non ci credete, facciamo un giro di trivia. Io mi spacco il culo a trivia. Va bene, vediamo domani. Vai, scusate, stiamo rubando del tempo. Ti arriva la cosa più bella della radiofonia italiana: i ridi del maestro. Prego. Che bello che è. Grazie. Bello, intelligente, simpatico, ben vestito, amato da tutti. Grazie. Un uomo con una cultura immensa. È tutto. Lui è il maestro Herbert Ballerina, ricordiamolo. Per quei 2 o 3 nel mondo che non lo conoscono, ricordiamolo. Stranieri. Sì, infatti. Cinesi sono sicuramente, allora, non capiscono un cazzo. Sì, allora infatti. Oggi farò dell'informazione, Marco. Prego. Però, maestro, siccome mi manca la parte britannica-americana, volevo testare Paolo sull'inglese. Molto bene. Un quindi, ignorante, capito, una capra. Quindi voglio capire se posso portarlo. C'è l'ignorante che ti spiega sempre tutto. Poi. Sì, ricordiamo che lui chiama gli affari dove si mettono, sai quei posti dove si mettono gli storage? Stonehenge lo chiama. Del resto io ho un caregiver. Aspetta, allora. Siamo così. Zitto, ma stai. Taci! Sei una macchinetta del caffè che borbotta. Non senti che sta parlando Gesù, Cribbio? Ma con chi stai parlando? Con
con te, merda! No, con lui. Ma se sono zitto, parla lui e parla l'altro! Deve sempre prevaricare lui perché deve far sentire che lui è in onda. Ma chi? Così deciso? No, Paolo! No, sta strappando il foglio! No, è andato via dalla diretta veramente. No, dove è andato? Qua, è andato via. Paolo, rientra subito o finisco di strappare il foglio? Paolo. Uno. Paolo. L'hai fatto scendere. L'ha fatto scendere? Paolo. Non dovrò fare io questa boiata. Lo vedo con la faccina a birichino. Torna in onda o strappo. Guarda che ha la facciotta birbona, guarda. Birbone, ti vedo, torna in onda. Sei nascosto male, Muschio. Sta rientrando, è attratto dallo strappo. Sto andando sempre più a fondo. Guarda che manca un centimetro, dai. Dai Paolo, che a me mi servi, dai. Eccolo qua. Ok, no, rientro solo per il bene dello spettacolo. Dai, vai, maestro, vai. Allora, prego. Siccome voglio portare il mio telegiornale per la parte in inglese. Allora, Paolo, come si dice vedere in inglese? Guardi che ha sbagliato a fare la domanda. No, sì, come si dice? Anche perché è sbagliato. Col fogliettino in mano. Tu sì? No, se no non te lo chiedevo. Tu sì? Bellissimo, bravo maestro. Ma bravo cosa? Ma bravo cosa? Ma una porcata degli anni Ottanta. Ma la faceva Bastano questa roba. Vabbè, adesso Bastano. Allora, vai con le notizie. Noto pregiudicato, vistosi circondato da alcuni agenti di polizia, si è messo a sparare alla cieca. La non vedente è morta sul colpo. Sempre con le menomazioni. Brutta storia alla periferia di Milano. Infatti si è spento l'uomo che ieri si era dato fuoco. Questa è vecchia. No, perché questa invece di sparare alla cieca. È la quarta volta che la dice allora, la stessa. No, hai sbagliato. Allora. È stata scomunicata. Allora, adesso mi hai rotto. È stata scomunicata una suora di Calcutta che aveva aperto un centro estetico chiamato Madre Teresa. Non l'ho capita. Tirasa, la madre Tirasa, che lei è suora Tirasa. Madre Teresa, madre Tirasa. Ma no? Sei ignorante, Fabio. Madonna, non capisci un cazzo. Arrivi al ti spacco. Ritrovate alcune foto di Bin Laden quando era giovane, dove metteva musica in discoteca con il nome Allah Console. Blasfema. Sai, sono in questo momento 1,2 miliardi di musulmani che ce l'hanno con lei. Veramente. Allora, senti questa: dei cani da slitta molto aggressivi si sono liberati da un parco invernale. Gli addetti alla sicurezza sono in cerca dei Fuji Husky. Lui ride. Ma che Marco gli ride per le facce? È morto il cane vampiro più vecchio del mondo. È successo dopo aver ingerito il suo Queens aglio. Allora, mettere una parola qualsiasi che aveva una vaga assonanza con un'altra. Ma non rompere i coglioni, non ti piace. Ascoltati rock mentre lui parla. Mettiti allora, in cuffia, un'altra. Senti. Ascolta Virgin, vai. Senti questa. Prego, maestro. Miracolo al circo dove un orso, per gioco, si era seduto su un inserviente che stava quindi soffocando. Fortunatamente è arrivato l'addestratore che lo ha fatto alzare dicendo: Orsu! Non lo dica, l'addestratore era Orson Welles. Bravo! E ora una domanda più leggera. Una domanda o una notizia? Allora, ora la notizia più leggera. Ecco. Messo a punto un sapone liquido che messo davanti la porta di casa farà da detergente per i ladri. È un genio. Quando uno è un genio, non c'è niente da fare. Persona che è convinta che facendo così con la mano la gente ride. No, ma non hai idea dei commenti che arrivano. Gente disposta a cedergli la propria figlia per farla ingravidare, perché sono tutti innamorati. È una roba pazzesca. Purtroppo è così. Ma è vero che hanno trovato 450 kg di hashish nel garage di una collega di Salvini?
scritto credo che, non credo che fosse eletta, credo che si fosse candidata, però non sono sicuro. Okay. Era nelle liste della Lega, però non credo che fosse eletta. Mica, tanta roba, 450 kg di hashish è tanta roba. Ma perché il palazzo pendeva. Madonna. Ah, l'aveva messo su, tipo il coso per i tavoli, ho la capito. La zeppa. Sì, 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 la zeppoletta per i tavoli, ho capito, capito. Vabbè, succede. Dissesto idrogeologico. Per colpa di questa tizia noi quest'estate non fumeremo. Guarda, guarda la faccia di Paolo quando dico 455 kg di hashish. Sai che a me il fumo non mi è piaciuto. Ma smetti. Beh, dipende dal fumo, dai. Ma smetti. Caramello è buono, nero è buono. Dai. Non è roba. Mi hanno detto. Non è golosa la roba. Ma stai scherzando, una canna di nero, ma sei scemo. No, fa schifo. Mi hanno detto. Ma fa schifo tutto proprio, mi fa schifo proprio, schifo. Non ho bisogno, la mia droga è dentro di me proprio. Secondo me i cristalli di meth sono la cosa più. Ah, bene. Beh, posso, che dai. Sono difficili da pulire. Ma il cristallo di meth. Beh, comunque ha trovato droga nel Parlamento inglese. Addirittura c'è qualche parlamentare che ha assunto il suo pusher come portaborse. Così ha risolto il problema, hai capito? Ho quasi indovinato cosa c'era nelle borse che portava. Mamma mia. Allora, hanno trovato tracce di stupefacenti in 11 dei 12 posti testati. Cioè, 11 erano sotto l'effetto della droga mentre entravano in Parlamento. E pare che avessero questi lavoratori, i portaborse, che in realtà erano quelli che gli procuravano. Però, ragazzi, quanti sono i parlamentari inglesi? Sparo non a caso, saranno un 300? Ah, forse di più. Un 400, adesso non lo so. Però per meno. Chica, cercaci un attimo. Quanti sono i parlamentari in Inghilterra? Allora, su 400 persone ce ne saranno 80 che si drogano. Vediamo. Ma non ce ne deve essere neanche un 20%. Ma non ci deve essere neanche un parlamentare. Un 20%. Questa persona decide il futuro di un paese. Ma non tutti si drogano. Non può drogarsi un parlamentare. Quanti sono i parlamentari inglesi? Minchia, 650. Ah, 650. Metti caso che l'1%, 65 persone. Ma non va bene. Il 10% si drogano. Ma come dovrebbe. Allora, chiunque entra in Parlamento dovrebbe essere laureato. Cioè, non è che può andarci. Vabbè, ma un laureato perché non si droga, scusa. Sì, ma sì, ho capito. Non dovrebbe drogarsi, dovrebbe avere una laurea. Ma mio fratello, una professore, si fa certe bombe. Sì, ma una persona che si fa di coca non è una persona lucida per decidere delle leggi. Cioè, non ma perché uno che non si fa di coca ti sembra lucido? Perché magari brevettano i pantaloni per i polli perché ci vuole contegno durante la macellazione. Bella idea, però. Lo voglio fare io. Infatti, no. Lui non si droga. Però, secondo me, se tu fai le tue cose fuori dall'orario di lavoro, secondo me a noi non dovrebbe interessare. Sì, ma la cocaina, io la penso la così, cocaina ti degenera mentalmente anche fuori dagli orari. E te lo dice Paolo, che ne è esperto. Vabbè, ricordiamolo. Grazie per il carico da 90, però in generale sono sostanze che ti cambiano. Ma non è che arrivano lì tutti i marci, magari si fanno uno schissettino per riprendersi. Ma che cazzo, maestro, il nostro Paolo Noyes, prima di farsi come un cane per anni, cioè era biondo, alto, con gli occhi azzurri. Sì, io ho perso il corpo che usavo la mattina, ho dovuto prendere il primo che trovavo. Lo chiamavano Thor. Sono entrato in questo corpo di questo barbone messicano e da allora lo chiamavano Thor, adesso lo chiamano Totor perché un po' gli assomiglia. Anche se sono un po' strano, un po' stroppino. Cosa succede? Abbiamo un problema in famiglia. Abbiamo un problema in famiglia in che senso? Nel senso che abbiamo un serpente in casa. Ma nel senso che lo hai adottato? No, nel senso che fisicamente esiste e vive dentro casa nostra. L'abbiamo scoperto oggi. Ti piace l'idea? Ed era sotto il tappeto in sala dove noi stiamo tutte le sere seduti per terra. Sì, lui vive lì sotto. Bello. Bello, eh? Che facciamo? Non lo so. Allora, io amo tutti gli animali del mondo, compresa te. Però il serpente. Serpente non è proprio. Non è proprio una bestia che mi fa impazzire. Quindi, stasera. Grigliata di serpente. No. Caccia il serpente. No. Cerchiamo di mandarlo fuori, dove è il suo habitat, no? Va bene, io nel frattempo dormo in albergo stasera, ok? No. Sì. Mi lasci da sola col serpente? Sì. Basta, dai, basta, dai. Madonna, Fabio, ho appena visto le foto su Instagram della quanta parte bella, Emma. Quanta bella, Emma, bellissima. Ma la roba. È ma la sai foto. Che spendi più a ripararla e a metterla in condizioni di navigare che comprarne una nuova? No, allora, gli impianti sono a posto. Sì, e anche il motore. Però è una bella barca vintage. Figa. Bella, bella, sì. Fabio, ascolta, fidati. Te l'hanno scritto anche persone che lavorano in cantieri. Ti costa 200-300 mila euro per metterla Ringo a posto. Ringo mi ha scritto.
sto! Che no, è una provazione. Fabio, con la fiammella, con la fiammella. Dovresti farla brillare, ma non nel senso di pulire. Capito? La faccio glitterata, di esplodere. Ma è un divertimento, mi metto lì piano piano, me la rifaccio. Ma è troppo grossa, ma lo capisci che c'è tutto l'impianto elettrico da rifare? No, gli impianti sono buoni. Ma che ne sai? Ma l'hai fatta guardare da qualcuno? Sì, ero in cantiere ieri. Ieri sono andato in cantiere a Sanremo. Scommetto che ti ha parlato bene della barca quello che te la vuole rifilare. Scommetto, vero? No, un amico di quello che me la vuole rifilare. Allora, che cosa che mi costerà un sacco dover affittare un'altra barca per stare qui a prendere? Perché ogni volta mi dirà, dai, vieni giù a Genova a fare un giro. Va bene, vengo, devo affittare Fabio, una barca. Non è che se dicono, Alisei, Bellina, ascolta lo zoo, non ti stai inculando, capito? Anzi, ascolta lo zoo, non è neanche italiano. Però la grazia è richiamata. Allora. Cosa hai detto? Scusa. Quello del, del cantiere? Ma onesto, Fabio, sii sincero, per una volta nella tua vita, provaci. Prova, Quanto vuole per quella merda? 2000. Ma non è vero. Allora, se ti chiesto 2000, vuol dire che ne vale 300 euro vale. Euro, c'è il motore, tutto. Ma il motore, ma non vale 10.000 solo il motore. Ma non vuol dire che se il motore c'è, sì, vuol dire sì, che funziona, Fabio. Sì. Ma l'ha messa in moto, l'ho vista allora, ieri, ha fatto Noi possessori di yacht, no scherzo, cioè c'è un detto che dice ci sono due momenti per un uomo meravigliosi, quando compri la barca e quando la vendi, tutto il resto è mal di testa. Già la barca nuova ti dà mal di testa, figurati un catorcio del genere, Fabio, veramente. Ma è bella, ti metti lì la domenica col bel tempo. Ma prenditi una bella barca, non so, tipo un Riva vecchio scassato, e quello capisco, metti un motore decente. Ma no, bello il cabinato, che poi vai sotto c'è il cucinino, no, e ti metti lì, ti vuole fare il vecchio marinaio che si abbandona. Popei. No, hai presente, aveva detto giusto Paolo all'inizio, hai presente Bud Spencer in Chi trova un amico trova il tesoro? Sono tra 20 anni, io sarò ancora qui, tu probabilmente no, ma tra 20 anni rideremo di questa puntata. Tra 20 anni io e qualcun altro, pochi altri, rideremo di questa puntata. Quando io farò la traversata dell'Atlantico e ti verrò a clacsonare sotto casa con la mia barca ristrutturata con le mie mani. No, perché sennò inquini, allora te la frega il cazzo. Allora, nell'Atlantico tu se vai a 300 metri dalla costa già stai gridando mamma ti prego vienimi a prendere col mare calmo. Ascolta, ma io sono Vespucci dentro. Te lo dico per esperienza. Ma che esperienza hai fatto? Allora, parliamo invece di una roba che non è vera, però come al solito in Italia devono riportare sempre le notizie a cazzo di cane. C'è una famiglia di un deputato repubblicano del Kentucky che secondo Alisei rappresenta i signori che noi interpretiamo all'interno dei Forgiacose. È una provocazione ovviamente quella che ha fatto lui con la sua famiglia. Se non avete visto l'immagine, c'è questo deputato repubblicano del Kentucky, ricordiamo, con tutta la famiglia, sono tra l'altro numerosi, ha 1, 2, 3, 4, 5 figli e la moglie, tutti che imbracciano dei fucili davanti all'albero di Natale. Fucili d'assalto, cioè. D'assalto, con scritto la letterina Santa Claus, portami le munizioni. Per favore. Ovviamente è una provocazione, perché sapete che c'è una faida in corso tra repubblicani e democratici. Io per esempio vivo in uno stato di repubblicani e dove ci sono dei sindaci democratici, tipo a Miami per esempio è una città democratica, quindi c'è una faida tra il governatore e alcuni sindaci. È come la Lombardia. Ma sì, però gli americani sono così, devono sempre fare le robe in maniera eccessiva. Ovviamente era una provocazione questa, non è che lui veramente cioè incita i suoi cittadini di imbracciare i fucili. Però scusa, la grassa sulla destra accanto al boscaiolo, la grassa è veramente poco credibile. Bellissimo. Questo fucilone stupendo, cazzo. Ma è una provocazione, perché Biden vuole ritirare, cioè vuole evitare che si possano comprare le armi con estrema facilità, e io sono d'accordo. Beh, una delle poche cose su cui sono d'accordo con Biden è questa, perché purtroppo è vero, se volete ve lo dimostro, faccio un video se volete, vado a comprarmi, allora la pistola te la danno dopo 3 giorni, perché non puoi uscire con la pistola quindi puzza, no? La pistola devono farti un controllo, devono farti una verifica per vedere che tu non sia un criminale. Sì, ma quello lo fanno per evitare l'effetto di litighi con uno fuori. Scusa un attimo, aspetta un secondo qua. Il fucile o il mitra, la K47 per dire, lo puoi comprare e uscire dal certo negozio l'istante in cui lo compri, perché è grosso e dicono non puoi nascondere. Io sapevo che funzionava così. Io Uzi 9 mm, Marco, quello di Terminator, si può avere?
Vuoi, vuoi quello? Vuoi Luzzi quello? 9 mm. Allora, sì, ditemi che armi volete, io oggi vado a comprarle. Vi faccio vedere. Allora, io vorrei una K47. AK47, io ho paura. Io lancio granate. Io Luzzi allora. 9 mm. E quello è il mitragliatore piccolo. Giusto, giusto o sbagliato che sia, è proprio è insito nella cultura degli americani. Sì. Gli americani sono non esistono, gli americani sono gli indiani d'America. Quindi chi è arrivato qua è arrivato a conquistare la terra. Per loro la conquista è tutto. Quindi sì, loro si sentono ancora oggi, che è un sicuramente è un simbolo di ignoranza, ma loro si sentono di dover proteggere il proprio appezzamento di terra. E quindi si muniscono di armi fino ai denti, se li tengono in garage, se li tengono in casa. È così. E poi ogni tanto qualche figlio le prende, entra in una scuola, fa una strage. Lo so, ragazzi, ma questa è. C'è il pettine che nasconde una mini pistolina. Ma torniamo sempre al solito discorso. Il discorso gira tutto intorno al denaro. C'è un magna magna generale negli Stati Uniti tra le aziende che producono le armi e i politici e quello e quell'altro, e quindi è un po' come la plastica, è un po' come ovunque c'è interesse economico, ovunque ci mettono becco. È una guerra che va avanti da secoli qua in America, quella dei democratici che vogliono togliere le armi, i repubblicani che le vogliono aggiungere. È così da sempre, dipende da che parte vuoi stare. Io ho paura delle armi, sinceramente. Io so che se avessi una K47 in casa e mi arriva Paolo Nois e mi fa una sgommata con la moto d'acqua, io gli sparo. Allora, io stavo pensando di mettere la mitragliatrice sopra la barca. Comunque, in caso di attacco pirata, tipo Waterworld. In America potresti, in America potresti. Sai quella cartuccina così, quella da campo, bellissima. Purtroppo succedono poi delle cose terrificanti, come l'altro giorno il bambino che è entrato a scuola e ha ammazzato tre compagni di classe. Marco, mi guardi se c'è il finto braccio ingessato con la pistola integrata? No, vendono su eBay, se volete, c'è il finto braccio in silicone per farsi il vaccino, non so se ma l'ho fatto stamattina. Però puoi farne altri 4-5 fare il fenomeno. fai la risposta italiana della famiglia, fai una foto con la tua famiglia tutti con le siringhe impiantate nelle braccia di silicone. Bellissimo, cazzo, bellissimo. L'albero di Natale in silicone mi faccio quest'anno. Cazzo, l'albero di siringhe è bellissimo. L'albero di siringhe all'italiana è fantastico. Quanto sei comunista, oh, mamma mia, quanto sei comunista. Sono ogni volta cerco di metterci un pregiudizio in più, mamma mia. Comunque uno ha scritto: Alisei, ti do un consiglio da chi si è appena imbarcato con l'esperienza nautica. Lascia stare, ho pagato uno scafo 1500 euro, per rimetterlo a nuovo dovrò spenderne 22.000. Che queste sono le proporzioni, Alisei. 22.000 non sono un problema. Lo scafo. Poi c'è la parte davanti, no? Tu c'hai lo schifo. No, lo scafo è la parte sotto. Madonna, non sai un cazzo. Ma se è sotto non si vede, che cazzo serve? Allora, io sono d'accordo con te che dare le armi in mano alla gente è pericoloso, ma dare una barca in mano a te è come dare un fucile in mano a un maiale. Ma io devo dipingere e stuccare, Marco. Cosa serve? Vieni a stuccare il culo di mia moglie, allora, dai, facciamo così, dai, vieni. Non sono così bravo. Discussione precipitata nello scambismo. Non lo so, però sai che per un attimo mi sono visto sta diapositiva. Ti faresti mia moglie, sei pazzo? Cioè, faresti mia brutta donna, tua nonna. Ti faresti mia moglie? Ma è un marinaio, sai, marinai. Ne abbiamo una in ogni porto. Certo. Che cazzaro che sei! Che cazzaro che sei! Sei un cazzaro! Chiamami comante! Senti, domani trivia, figlio di puttana! Abbiamo ancora un minuto! Allora, arriva venerdì su Amazon, quindi se qualcuno su Milano ha un trivial da prestarci, mi scrive in privato su Instagram che vado a prenderlo. Facciamo così: prendiamo una persona che fa 40 domande di cultura generale e le faccio. Sì, vinci, c'è la Puccioni! Già, non c'è la Puccioni. Fallo tu, dai! No, ma io sono troppo bravo. Va bene, parliamo dopo, dai, a domani, ciao!